1800 cariche di tritolo, 120 kg di esplosivo. Così il velodromo dell'Euro è stato demolito. Erano le 17.50 del 24 luglio del 2008 e in pochi istanti da quell'esplosione si sprigionò una nube, una vera e propria bomba ecologica che ha avvolto i palazzi circostanti. Al momento dell'esplosione la struttura conteneva molto amianto, il materiale che può provocare il cancro ai polmoni. La tribuna coperta, infatti, era stata costruita per le Olimpiadi del 1960 su un'intelaiatura di cemento e amianto. Inoltre, gli operai, durante la demolizione, avrebbero trovato tubi di cemento e amianto di 25 metri l'uno. Così, il 13 luglio prossimo, l'ente pubblico, l'Euro SPA, incaricato 4 anni fa alla demolizione, dovrà rispondere di disastro colposo alla luce di perizie tecniche e del materiale fotografico prodotto dal Comitato Amianto Velodromo, costituito da numerosi abitanti del quartiere 12 del municipio di Roma. Intanto oggi, al posto di quella struttura, c'è solo un enorme spazio vuoto in evidente stato di degrado, con recinzioni obsolete, chiuse con dei semplici lucchetti, erba alta incolta, materiale di risulta e immondizia. Dopo la demolizione, durante la giunta Beltroni, in un'area che in pochi anni ha cambiato pelle con la costruzione di un centro commerciale, l'Euroma 2 e le torri dell'Eurosky, con attorno altri edifici, si pensava alla realizzazione di una città dell'acqua, un progetto ben presto abbandonato per essere sostituito dall'ultimo, che prevede di destinare parte dell'area a zona verde e parte a palazzine residenziali. Il processo avrà il compito di stabilire responsabilità e illeciti. Non resta che attendere per avere maggiore chiarezza.